Diamo il benvenuto a Sua Eminenza il Cardinale Mauro Piacenza, che è il penitenziere maggiore, come comunità passionista, anche a vostro nome, come devoti, come fedeli, vi ringraziamo per questa presenza in questa giornata conclusiva di giorni dedicati al ricordo del servo di Dio e alla preghiera, perché il Signore nella sua volontà vuole glorificarlo. Proprio oggi ricorrono i 30 anni della morte di Padre Carlo. Disponiamoci a partecipare a questo momento centrale dell'Eucaristia. Grazie, Eminenza, per essere con noi a spezzare il pane della parola e dell'Eucaristia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi.
fai ritornare l'uomo in polvere, quando dici: ritornate, figli dell'uomo. Mille anni ai tuoi occhi sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte. Giovanni l'ho fatto decapitare io,
Chi è dunque costui del quale sento dire queste cose? E cercava di vederlo. Parola del Signore. Una novità tutta spirituale,
e trasforma realmente il mondo, anche se in modo nascosto e apparentemente modesto. Non possiamo più dire con Coelete che tutto è vanità, perché Cristo risorto è una meravigliosa novità che dona gusto nuovo alla vita e riempie il cuore di speranza, di gioia, di profonda fiducia. Non possiamo più dire che tutto è vanità anche perché, come ripeteva con vigorosa e tenera fede Padre Candido, come cristiani siamo immersi nel grande mistero di un Dio che si incarna, di un Dio che muore, di un Dio che risorge per me. Quante cose straordinarie ebbe a vedere il nostro caro Padre durante il suo ricchissimo ministero, scandito sui ritmi dell'insegnamento, della Sacra Scrittura, della dedizione al sacramento della riconciliazione e dell'accompagnamento delle anime, della liberazione dalle possessioni del maligno, di una intensa quanto segreta, io direi, conversatio in cielis. Eppure nulla lo stupiva più della reale presenza di Gesù nell'Eucaristia, dell'amore con cui Dio tratta le sue creature. Allora cerchiamo di cogliere il nucleo fondamentale, direi il nocciolo del frutto della sua esemplarità, o meglio la polla d'acqua purissima che ha vivacizzato e fecondato tutto il suo prezioso ministero a servizio delle anime. Credo che si debba andare a quella sua abitudine riservata e silenziosa di recarsi in cappella nel cuore della notte per l'adorazione eucaristica. Ai piedi di Gesù poneva le pene, le confidenze, le pungenti solitudini e sofferenze portate a lui durante le ore di confessionale, i colloqui di direzione spirituale. Così come le drammatiche ore di lotta contro il demonio e la sua soave carità pastorale connotante ogni sua rapporto. Portava così al Redentore tutto quanto ebbe a soffrire il Redentore stesso nel Getsemani, per poi riversare sulle anime la dolcezza del perdono e la carezza del buon pastore. Questa pratica dell'adorazione notturna mi permetto di interpretarla anche come una fecondissima preparatio ad missa, alla messa del mattino nella cappella di San Silvestro. Da questo nocciolo, dall'adorazione notturna, credo si sia dipartita una realtà costante che cogliamo esemplarmente in Padre Candido come un filo aureo che ha trapassato le sue giornate, le sue ore, il suo tempo, quella che San Paolo chiama appunto la conversatio in celis. Intendo dire che il suo trattenimento, il suo ambiente, la sua vita, la sua mentalità stava in cielo. Per questo è riuscito a fare tanto bene in terra, perché stava in cielo. Più si guarda lassù, più si è capaci di camminare qua giù. Sul suo esempio anche noi dobbiamo prendere il coraggio a due mani e direi in cielo. Andiamoci ora. E la vita pensiamola, misuriamola, conduciamola di là. E non crediate che vivere con l'anima in cielo sia una cosa impossibile. È il nostro servo di Dio che ce lo dimostra. Naturalmente tale operazione va fatta umano modo, ci vuole una traduzione umana, ma non è impossibile. Anzi, è l'unica cosa che veramente risponde all'appello del Signore: dove sono io, voglio che siate anche voi. Padre Candido ha scelto di stare dove c'è Lui, sacramentalmente presente. Direi che ha vissuto intensamente l'orazione eucaristica, la grande orazione eucaristica. E perché il Signore sta lì, nel tabernacolo, innanzi al quale stava più attivo che mai il nostro Padre Candido?
sta lì, perché noi possiamo camminare nella nostra quotidianità con Lui. È un movimento di virtù che si ispira all'Eucaristia. Dalla molteplicità delle attività si arriva così all'unità. È un movimento dell'intelligenza che vive di tutta la realtà teologica, dogmatica, evangelica che sta nell'Eucaristia. È accendere il fuoco che Lui ha acceso intorno all'Eucaristia, la caritas, che ha il suo più profondo fondamento nella humilitas. Ma è il parlare con Lui, partendo dal fondamento di quello stato di grazia che ci vede consorti e partecipi della stessa natura divina e che mette una comunanza tra noi e Gesù, innanzi alla quale impallidiscono tutte le altre comunanze e comunità che possono annoverarsi nell'ordine puramente naturale. Parlare con Lui, parlare con Lui per tutta la vita. Allora, seguendo l'esempio di Padre Candido, cerchiamo di camminare con Lui. Che non accada come è accaduto ai due discepoli che fino ad Emmaus non si erano accorti di niente, soltanto avvertivano un certo calore nel petto, un certo calore dentro. Apriamo gli occhi prima. Loro avevano parlato con Lui, ma avevano parlato con Lui senza accorgersene. Noi parliamo con Lui accorgendoci. E ripetendo sempre, come hanno ripetuto quei due poveri uomini che in fondo finivano con lo scappare sconsolati da Gerusalemme e poi sono tornati indietro. Mari nobiscum Domine, quoniam ad resperacit. Rimani con noi, Signore, perché si fa sera. Già si fa sempre sera nel mondo, perché c'è la caducità delle cose, perché c'è il volgersi della terra, c'è il volgersi delle stagioni, c'è il volgersi dei giorni, c'è il volgersi degli anni, c'è in tutto il ridursi all'umiltà della morte. E allora il colloquio deve durare. Mari nobiscum Domine, quoniam ad resperacit. Vogliamo lasciarci guidare dalla Madre del Cielo, dalla Santissima Adorata, tanto amata da Padre Candido, per saper cogliere dal suo esempio quello che il Signore vuole precisamente da ciascuno di noi. Sia lodato Gesù Cristo. Salva il tuo popolo, Signore. Assisti con il tuo spirito la Santa Chiesa. Donale di crescere nella fede e nella carità, e di irradiare il fuoco d'amore che il tuo figlio unigenito è venuto a portare sulla terra. Noi ti preghiamo. Illumina le menti di coloro che guidano le sorti dei popoli, superare ogni barriera culturale o etnica, si adoperino per costruire insieme un futuro di giustizia e di pace. Noi ti preghiamo. Guarda con bontà tutti i giovani assedati di luce e di amore. Accompagnali a scoprire nel Signore Gesù la sorgente della vera gioia e della donazione di sé. Noi ti preghiamo. Conforta gli infermi. Concedi loro di trovare pace nella tua volontà, forza e medicina nei sacramenti del tuo amore, consolazione e gioia nella carità dei fratelli. Noi ti preghiamo. Ricordati di noi tutti, donaci la grazia di una fede profonda e uno spirito di autentica orazione, umile e perseverante. Noi ti preghiamo. O Padre, accogli le nostre suppliche e purifica il nostro cuore, perché si rinnovi in noi la gioia e il desiderio di amarti, per Cristo nostro Signore. Amen.
il vostro sacrificio che sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli con bontà, oh Signore, l'offerta del tuo popolo e donaci in questo sacramento di salvezza i doni eterni nei quali crediamo e speriamo con amore di figli. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con te. In alto i nostri cuori. Diamo grazie al Signore nostro Dio. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Che per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, Egli, nell'ora della passione, stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo ad una sola voce la tua gloria.
mistero della fede. Yeah.
ecco colui che toglie i peccati del mondo. O Signore, tu che non sei di partecipare alla tua ma di soltanto la parola che non ti ha fatto, ma di soltanto la parola che ti ha fatto.
Signora, ma bellissima, reverendo Monsignore, reverendi padri e reverende sorelle, amiche e amici qui riuniti per celebrare la cara figura del servo di Dio, Padre Candido, a 30 anni dal suo ritorno alla casa del Padre. A nome del gruppo di preghiera a lui intitolato vorrei esprimere i nostri sentimenti di gioia e piena gratitudine per la sua testimonianza e per il suo lascito spirituale che c'è di sempre. Oggi più che mai si avvertiamo il significato del suo passaggio terreno, la bontà e l'intelligenza della sua vita, la sua persistente benedizione che ci accompagna da 3 decenni. Soffio nel tempo di Dio, ma per noi anni di assenza, eppure così presente e viva. Il gruppo di preghiera, giorno dopo giorno, si è impegnato e continuerà ad impegnarsi per vivificare il suo ricordo, a conforto delle anime, per il beneficio di tanti fratelli e sorelle sofferenti. Per questo ci sembrano così significative le seguenti parole del Papa Emerito Benedetto XVI. Conoscere e far conoscere queste straordinarie figure di credenti, quali i santi, i beati, i servi di Dio, genera un progressivo coinvolgimento nel loro stesso cammino, un appassionato interessamento alle loro vicende, una gioiosa condivisione sia dei progetti, delle speranze che animano i loro passi. Invocare l'intercessione di questi amici di Dio significa non solo pregare loro, ma anche e soprattutto pregare come loro e con loro, assumendo i sentimenti, le scelte e lo stile di vita di questi nostri fratelli maggiori. Si mette in atto un provvidenziale processo di osmosi di santità che non può non suscitare ammirazione, imitazione e santificazione. Noi, figli spirituali di Padre Candido, membri del gruppo di preghiera, fratelli e sorelle, nel suo esempio alla sequela di Gesù, non possiamo che continuare a far conoscere il servo di Dio, certi che il suo apostolato continui in cielo, con direzione ancora più instancabile e generosa di quanto, in condizioni di salute precarie, con enormi sforzi fisici fino allo scoprimento, fece sulla terra. Grazie Padre Candido, le vogliamo tanto bene. Ci apprestiamo a concludere questa celebrazione, rinnovo le mie grazie, grazie alla comunità, al superiore provinciale, a Luigi, alla presenza della sua eminenza, che ha accolto con piacere e grande interesse, ha scandito interesse attorno alla figura di Padre Candido, soprattutto perché sua eminenza sa quell'importanza della misericordia, l'importanza del ministero della consolazione e soprattutto della lotta contro il male. E quelli si occupa di quel grande tribunale che è quello della misericordia, che noi riceviamo ogni volta che ci accostiamo al sacramento della riconciliazione, della penitenza, della confessione. Ecco, allora insieme, prima di concludere, vogliamo elevare la nostra preghiera a Dio perché abbia a glorificare il nostro confratello Padre Candido, secondo la sua volontà. Come ricordava ieri il postulatore, che è anche stasera presente, entro quest'anno, ecco, viene consegnata, o meglio verrà discussa, la posizione che, al termine della quale, noi speriamo che il giudizio sia positivo, verranno dichiarate le virtù eroiche di Padre Candido, e abbiamo speranza, nutriamo, che il prossimo anno, 2023, il Santo Padre Francesco possa dichiarare venerabile Padre Candido, aprendo così la via, ecco, verso la santità dichiarata e riconosciuta in attesa di un miracolo. Vogliamo rivolgerci ora a Lui, vogliamo rivolgerci a Dio che è la Trinità infinita e che abbia a glorificare questo suo Figlio.
che siamo in piedi, prendiamo il foglietto con l'immagine di Padre Candido che trovate di là. Ricordiamo, Signore, il tuo servo, Padre Candido, sacerdote, verso la tua passione, con la collaborazione di te, nel mistero cristico e nelle sofferenze dei uomini. Yeah.